Amici di Battista 70 Phone, questa sera abbiamo il piacere di recensire il nuovo netbook Acer 751H. Andiamo a vedere un attimo le caratteristiche del nel particolare, processore Intel Atom. Passiamo, vediamo le caratteristiche. Ultra Thin 1,2 kg, 1366x768 in HD, Dolby, Wi-Fi, Signal Up, dotato di tre prese USB e tutte le comodità del caso. Ora andiamo a vedere con l'amico Marco l'utilizzo. Possiamo vedere la velocità del processore, dotato di processore da 1 GHz. Andiamo a vedere la navigazione internet, cosa principale e fondamentale nei netbook. Stiamo ora aprendo un sito. Andiamo a vedere il sito della Repubblica. Ok, apriamo una notizia allegra. Difficile trovarla, comunque ci impegniamo, vedremo di trovare qualcosa. Notizia di cui non parla nessuno. Ah, ok, vabbè. Figuriamoci se in televisione mettono queste notizie, comunque. In questo momento non ci interessa l'argomento. Possiamo notare il multitouch. Ora vediamo Marco con le dita, sta zoomando. Vediamo. Andiamo a zoomare sulla notizia. Come vedete, dotato di multitouch. Molto ma molto interessante. Oppure lo scrolling. Facendo ruotare il dito, notiamo lo scrolling. Il tutto avviene in maniera molto veloce, precisa e fluida. Rifacciamo vedere ancora lo scrolling, ok? Vediamo ancora il multitouch, che è la cosa più interessante. Vediamo che facendo il movimento con le dita, tipico del multitouch, abbiamo la possibilità di zoomare. E questa è una caratteristica molto interessante, soprattutto per chi come me utilizza l'iPhone e ha notato la comodità del multitouch. Vedete? Velocità elevata. Il netbook è dotato di wifi. Abbiamo visto che l'aggancio alla rete è veramente rapidissimo, preciso, il segnale tiene senza nessun problema. Andiamo a vedere l'utilizzo della chiavetta HSDPA. Un attimo, questo è il bello della diretta. Stiamo prendendo la chiavetta, potete notare molto bello anche la tastiera, tasti rialzati di facile accesso. Vedete, schermo molto bello, molto nitido, da 11 pollici e 6. Se non sto dicendo stupidate, no, non sto dicendo stupidate, meno male. Ok, ora la chiavetta si sta agganciando, si sta configurando. Chiavetta della TIM in HSDPA. Può diventare anche una chiavetta dati, dato che abbiamo un ingresso per le micro SD. Quindi chiavetta multifunzionale. La chiavetta è una Huawei E162. Ok, l'ha detto lui. Vediamo un attimino come funziona la navigazione con la chiavetta. Ora si sta scollegando dal wifi per andare. Ok, siamo in fase di sconfigurazione ed ora di configurazione della chiavetta. Si parte il programmino di TIM, Alice Mobile, fornito già sulla chiavetta. E si autoconfigura. Un Ok, attimo, vedete? connessione. Abbiamo il collegamento, si sta collegando. Ho già Qui configurato. siamo in Edge, in questa zona. Il Sì, fa schifo, qua nella mia sala è un disastro. programmino dà accesso agli SMS, anche la chiavetta manda e riceve SMS. Automaticamente fa partire la connessione al sito di TIM che ti fa vedere come è messo il tuo account. Vediamo un attimo com'è la navigazione internet con questa chiavetta.
Facciamo vedere prima, però fa vedere la Ok. cronologia per tenere sott'occhio le ore di navigazione e la classica Statistiche. statistica stile Emule. La navigazione innegge. Ricordiamo che raggiunge circa 200-250 KB al secondo. Ok, in questo momento dà dei problemi sul server. Essere che È rimasto agganciato. è rimasto agganciato a wifi in modo. È la prima volta in effetti che provo a passare da una rete all'altra senza sganciarla. Vabbè, comunque signori, abbiamo visto un attimino come funziona il nuovo Acer. Discorso chiavetta, vabbè, in questo momento abbiamo dei problemi con lo sgancio del wifi e l'aggancio sulla chiavetta, ma vi assicuro che abbiamo fatto delle prove prima ed era tutto molto funzionale e funzionava in maniera abbastanza veloce. Tenete conto che Leggi comunque non raggiunge velocità maggiori di... Ah, ok, adesso abbiamo agganciato. Non raggiunge velocità maggiore di 200 KB al secondo. Con i siti che ci sono attualmente, che sono abbastanza pesanti e carichi, difficilmente si riesce ad avere una navigazione accettabile. E con questo abbiamo concluso. Un saluto da Loris e da Marco, Battista 70 Phone, alla prossima.